Ciao Raffaella. Ciao Alberto, come va? Ah, benissimo, tu vedo benissimo, no? Insomma, così così. Sai, mi fa un po' impressione essere qui di nuovo al Teatro delle Vittorie. Beh, lo immagino, certo. Eh sì, perché prima ero io che davo coraggio ai cantanti, così in questa gara che loro facevano. Adesso chi ha bisogno di coraggio sono io. E perché, scusa? È perché nella tua trasmissione sono passati i nomi più famosi dello spettacolo internazionale, quindi io, insomma, mi sento un po' piccolina, ecco. No, non devi sentirti affatto piccolina, perché soltanto il fatto di essere proprio qui, di partecipare a Teatro 10, ti fa capire che non sei piccolina. Ti ringrazio, ma non è che la gente si sarà già dimenticata di me. Non credo proprio, tu sei graditissima, sei graditissima ai grandi, sei graditissima ai bambini. Ai bambini, un momento, adesso dobbiamo fare un discorsino ai bambini. È un po' colpa loro, merito loro, non so se io sono qua. Ah, perché sì? Mi hanno scritto un sacco di lettere dicendo: quando ritorno in televisione, perché non canti un'altra canzone? Beh, lo credo, dopo il successo di Ma che musica maestro. Sì, credo, ho avuto abbastanza soddisfazione. E allora ho inciso una nuova canzone per loro che canto qui adesso. Adesso qui? Sì. Bene. Ah, però un momento, vi faccio gli auguri di Pasqua innanzitutto. E poi vorrei da voi un favore molto importante. Vorrei chiedervi di fare con me un coro nella mia canzone, per avere il coro più grande che sia mai esistito per un cantante. Quindi mi raccomando, voi siete a casa, ma io vi sento da qui, quindi cantate con me, ve lo dirò io quando è ora. Avete sentito, bambini? Aiutate Raffaella. Senti, com'è il titolo della canzone che canti? Si chiama Dudu Lala. Raffaella Carrà in Dudu Lala. Ci sono dei paesini dove i bambini per tetto hanno solo il cielo. Fa scuola all'aperto, non c'è il tavolino, c'è il sole che fa capolino. Seduti sull'erba, nessuna finestra, in mezzo a loro la maestra. I rami e le foglie sorridono a loro, insieme fanno questo coro. Torino e Barletta sono tutti dentro una stanzetta. I banchi sono stretti, la luce è lontana, perché non suona la campana. E sognano tutti di correre fuori insieme per raccogliere fiori. Se chiudono gli occhi e pensano al sole, cominciano a cantare in coro. Che si arrabbi il cielo, invece a Milano, Torino e Barletta almeno hanno una stanzetta. Se piove a dirotto in tanti paesini, che faranno quei bambini? Per questo cantiamo pensando che loro per tetto hanno solo un coro. Allora, bambini del sud, ma solo quelli del sud, forza, cantate con me. Siete pronti? Via! Ed ora tutti i bambini d'Italia, nord, centro, sud ed isole, via!